tosse il sintomo di qualcosa che non va, di una malattia? Come si fa la diagnosi? Cosa può esserci dietro? Quando, ad esempio, è allergia? La tosse comincia con la fine di febbraio, inizio marzo, chiude proprio tutte le vie respiratorie e comincia a bruciare la gola. Si parla di allergie e si pensa a starnuti, occhi rossi e prurito, ma anche dietro un colpo di tosse può nascondersi, ad esempio, la nostra reazione ai pollini, soprattutto se arriva puntuale con la primavera. La tosse può essere anche una espressione di allergia respiratoria, cosiddetta equivalente asmatico, e dà luogo poi successivamente ad asma, oppure si associa invece frequentemente con un interessamento delle prime vie aeree, soprattutto a livello nasale, con starnutazione ricorrente che, se insorge in primavera, fa sospettare il ruolo appunto di alcuni pollini. La prima volta che ha avuto questi colpi di tosse, cosa ha pensato? Fosse un malanno di stagione, fosse la classica tosse dovuta magari ad un'influenza non curata o curata male, oppure con un raffreddore che stava cominciando. Eh sì, un colpo di tosse capita a tutti e spesso non ci chiediamo neanche il perché, ma quando persiste e diventa più intensa è il caso di indagare. Chiaramente bisogna rivolgersi allo specialista per cercare di identificare qual è il fattore causale, che può essere un fattore allergico, ma può essere anche un fattore infettivo o di altro tipo. E poi va discriminato il soggetto se è un fumatore o meno, perché potrebbe avere una bronchite cronica. In questo caso potrebbe essere una bronchite cronica ostruttiva che va verificata con la spirometria tipo questa. La causa di questa tosse? È fumo. Da quanto tempo fuma? C'avevo 16 anni, adesso 38. Sono proprio il fumo e l'inquinamento i principali colpevoli della crescita dei casi di bronchite cronica di questi ultimi anni. In Italia ne soffre il 10% della popolazione. Per loro, come per gli asmatici, una banale influenza può provocare un'intensa tosse che difficilmente scompare, anche quando l'infezione virale va via. Per quanto riguarda le terapie, chiaramente vanno adattate a seconda del tipo di tosse. Se un soggetto è un asmatico allergico, chiaramente va curato con i corticosteroidi per via inalatoria, con broncodilatatori, si utilizzano anche gli antileucotrienici e gli antistaminici, soprattutto se c'è un interessamento anche delle prime vie aeree, soprattutto il naso. Se un soggetto invece è un bronchitico cronico ostruttivo, dobbiamo utilizzare soprattutto broncodilatatori, ma nelle forme, diciamo che miste, in cui c'è anche la componente asmatica, abbiamo necessità di utilizzare gli steroidi per via inalatoria. In realtà la sa qual è la cura migliore? Smettere. Ci proverà? Ci provo. Una promessa in TV? Una promessa.